Il sistema che sa tutto e ci comanda? Voi decidete che cosa è giusto o sbagliato allo stesso modo in cui decidete cosa fa? Ridere oppure no? Oca, ignorante, lattogeno e mais italiano, questo è il tema. Non necessariamente, sono tutti così orrendi oggigiorno. Parla per te, ignorante e fascista. Ma basta. Nel corso dell'evento sono state presentate tutte le novità. Cretino, un pezzo di merda. Fascista! Non ti permettere, non ti permettere, tu sei matto. Sei fascista. Ma è matto. Un vero e proprio percorso a tappe. Rispetto per le donne. Ma rispetto. Ma non rompere il c***o. Cerchiamo di avvicinare di più il socio, gradendo con lui tutta l'operatività del consorzio e tutta quella che è l'offerta del consorzio. No, ma a me non me ne frega niente, non ci sto io. Ti capita mai di uscire dallo studio? Ma che è matto? Sei pazzo? Sono convinti che ce ne staremo lì seduti, in silenzio, come bravi bambini, che non ci trasformeremo in lupi mannari. Una famosa barzelletta riassume benissimo, è la barzelletta dei quattro chirurghi che discutono in ospedale del loro lavoro. Il primo dice: sul tavolo operatorio vorrei solo ingegneri, quando li apri tutti gli organi all'interno sono numerati. Il secondo chirurgo dice: ma dovresti vedere gli elettricisti, all'interno tutto è codificato a colori, è impossibile sbagliarsi. Il terzo chirurgo ribatte: ma i migliori rimangono i bibliotecari, tutti gli organi classificati in ordine alfabetico. Tocca al quarto, il chirurgo più anziano ed esperto, che dice: ragazzi, date retta a me che ho esperienza, i più facili da operare sono i politici. Non hanno cuore, non hanno cervello, non hanno spina dorsale, ma soprattutto la faccia e il culo sono intercambiabili. Non hanno cuore, non hanno cervello, non hanno spina dorsale, ma soprattutto la faccia e il culo sono intercambiabili. Che ne dici dell'altra barzelletta? No, ne ho abbastanza delle tue barzellette. Cosa ottieni? Ho detto di no. Se metti insieme abbiamo un malato di mente solitario. Basta. Con una società che lo abbandona e poi lo tratta come immondizia. Chiama la polizia. Te lo dico io, cosa ottieni? La polizia. Ottieni quel cazzo che ti meriti. Interessati, anche tu, all'allevamento del cincillà e la loro sostituzione è gratuita in caso di morte o sterilità. Telefonaci. C'è una telefonata di uno che afferma di essere il presidente. Il presidente! È accreditata sul conto satellitare della Casa Bianca. Chi ha chiamato non c'è più, ma la linea è ancora aperta. Collegatemi! Possiamo mangiare meglio? Sì, basta variare l'alimentazione. Quante volte mangiate carne di pollo, tacchino, coniglio? Poche? Male. E agnello e capretto, quelli nostrani? Li mangiate solo a Pasqua? Eh? Sono tutte carni genuine, nutrienti, facili da cucinare. Sceglierle ne vale la pena. Lo dico per voi. Chi sceglie con intelligenza ci guadagna. Questo programma è stato offerto da... Sto cazzo!